no? Per così voi avete capito come si fa, no? Com'era quel saluto motivazionale? Rifacciamolo un attimo prima della pubblicità, vai, rifacciamolo. Io sono pronta, voi siete pronti? Sì! Corpo e mente è pronto? Sì! Benvenuti a tutti in tutto! Molto bene, allora facciamo proprio un minutino, pronti a casa, se avete la possibilità di prendere un melone o una palla che possa assomigliare al melone, per allenarvi insieme ad Annalisa Minetti. 59, 58, 57. Siamo all'anarchia televisiva, parte Tutti in Tuta, seconda stagione, con Annalisa Minetti. Grazie. Allora, quello che vorrei è iniziare con un test di autoconsapevolezza. Per fare un percorso fatto bene e farlo insieme, io devo assolutamente sapere da dove partiamo e come arriveremo e in che condizioni arriveremo a fine di questo percorso. Quindi iniziamo con un test di valutazione sull'articolazione scapolo-omerale. Mi metto in questa posizione, portate le mani avanti. Questa è la prima posizione, qui io ci arrivo. Vediamo se arriviamo a farlo avanti alto, così. Oppure arrivo a farlo alto, avanti, alto, quindi così. E se abbiamo una buona articolazione, facciamo alto. Se per fare alto porto in antipulsione il capo, vuol dire che sto sforzando il movimento, non va bene, tornate ad alto, avanti, alto, oppure avanti. Detto questo, si inizia a faticare insieme. Hai paura di me, Restuccia? No. No? Peccato, dovresti. Attenzione, quello che faremo con questo melone o con l'oggetto sferico che avete tra le mani è portare dal petto le braccia distese in avanti, così. Uno e vado. Vai, musica! Vai! Mi raccomando, la postura delle vostre gambe deve essere un'apertura a passo normale, quindi apertura spalle. E avanti, andiamo a scaldare la nostra articolazione scapolo-omerale, quindi le nostre spalle. E attenzione, respiriamo, il respiro controlla il nostro corpo e va a limitare la nostra fatica. Sì. Questo è il primo passo che dobbiamo fare per battere la pigrizia post vacanza. Che c'è, Annalisa? C'è. Attenzione, mi fermo qui e quindi ho le braccia distese in avanti. Prendo il melone e lo porto con una presa sotto palmare e lo apro e torno. Lo apro e attento, Restuccia. Sì, sì. Lo apro, torno. Apro, torno. E torno. E torno. Apri bene, braccio disteso, non piegarlo. Mi raccomando, leggermente piegate le gambe. Bello questo. Mi raccomando, questo esercizio ripetuto può diventare un esercizio di forza. Attenzione, mi fermo centralmente. Centro, distendo, apro, torno, apro, torno e torno al centro. 2, 1 e 1, apro, torno, centro. Vado, apro, torno, centro. Vado e centro e torno al petto e apro, centro, torno al petto. 1, 2, 3 e 1, 2, 3 e 1, 2, 3 e attenzione. E vai veloce, Annalisa. E ritorniamo lento, distensione, centro, avanti, centro, centro, avanti. Attenzione, mi fermo qui e faccio delle piccole torsioni, così andiamo anche a verificare l'articolazione del polso e del gomito. Veloce, uno, e, sì, e, vai, 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 disteso bene, fa male, vero? Sì. Attenzione, adesso doppio movimento.
qui. Uno, due, torno. Uno, due, e. Doppio palleggio in alto, bacio disteso. E torno. E torno. E iniziano torno. A fare male le braccia. Fanno male le braccia? E allora fate pellicciai. Attenzione, andiamo ad unire un pochino anche questa combo. Torsione. Ma questo... Doppio molleggio e torno. E quindi è 1, 2, 3, 4, 5, 6, torno, ancora. 1, 2, 3, contate! 5, 6, torno, ancora insieme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, più voce, forza. 1, 2, 3. 6, 5, 6. Vai ancora, 1, 2, 3, ancora, 5, 6, attenzione, scendo, e vai, vai, oh, vai, vai, restuccia, 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 lo porto in mezzo, giù in un piegamento, piegamento sulle gambe, salto. E ancora, ancora, non andiamo troppo, non apriamo troppo le ginocchia, per favore. Oh, ultimi, 4, con me, 3, 2, 1, e su. Gira le spalle, girali per dietro. Intervallo? Sì, gira, gira. Respira. Respira, respira, Carolina, respira. Vai. Siamo in tanti a casa, ci sono anche tante persone che vanno, sono over 60 e hanno bisogno di respirare e fare delle pause. Sì. Ok. Metto giù il melone e respiro. E vado giù. Respiro. E vado giù. Respira. Incrocia le dita e spingi in alto. Portalo avanti. Piegando le gambe? Piegando sempre le gambe. Le gambe piegate vi danno in qualche modo una stabilità maggiore. Certo. Giro. Incrocio dietro e tira. Oggi vi voglio bene, eh? Ho sentito un rumorino, Annalisa. Sì? Crack. Libera, respira ancora. E giù. Respira, respira. Carolina, ci sei? E giù. Attenzione! Io sono pronta. Voi siete stati pronti? Sì! Sì! Ma noi, il corpo e la mente, l'abbiamo messo a dura prova oggi? Sì! E allora siete stati cast, concorrenti, opinionisti, si sono esercitati muniti di un melone o di una palla. Restuccia, non voglio veramente commentare. No, non farlo, cioè, perché la tua credibilità è venuta veramente meno.